Allora, risoluzione di un quadrilatero. Dati tre elementi lineari, come vedete, quindi A, B e C, e due elementi angolari. Chiaramente dobbiamo avere sempre cinque elementi. Di questi cinque elementi incominciamo a definire come dividere il quadrilatero. Il quadrilatero lo dividiamo così, avendo A, B e beta, A, B e beta, ovviamente io lo vado a dividere in questa maniera, in modo tale che posso applicare Carnot e poi Nepero. Infatti il primo elemento del triangolo che vado a trovare, A, B, C, è proprio AC con Carnot. La somma dei quadrati dei due lati meno il doppio prodotto del coseno dell'angolo compreso. Poi chiaramente dobbiamo determinarci alfa 1 e gamma 1. Io in altre lezioni ho anche determinato questo col teorema dei segni, però il teorema dei segni c'ha sempre dei punti che ci possono fare sbagliare la risoluzione, per cui io preferisco Nepero per questo tipo di risoluzione. Quando avete due lati che vanno compresi, io preferisco Nepero. Quindi il lato più lungo meno il lato più corto, mi raccomando, sempre così, quindi B meno A, tratto la somma, tangente un mezzo degli angoli opposti, quindi AB si oppone a alfa 1, quindi è alfa 1 meno quello che si oppone ad A è gamma 1, alfa 1 meno gamma 1, fratto la tangente della semisomma. M gradi è la semisomma, N gradi è la semidifferenza. M gradi lo possiamo ricavare, perché ricaviamo da 180 meno beta, che è un dato. Trovato m gradi andiamo a risolvere, ci troviamo tangente di n, perché questa è n, e ci ricaviamo b meno a fratto b più a per tangente di m gradi, e risolviamo n. Risolto n, possiamo determinarci i due elementi, alfa 1 e gamma 1, 1 e 2. Il primo elemento della differenza è la somma, il secondo elemento della differenza è la differenza. Verifichiamo che la somma dia l'angolo piatto 180 gradi e dopodiché passiamo al secondo triangolo. Del triangolo ACD, che cosa abbiamo? Abbiamo AC, abbiamo determinato prima, abbiamo C piccolo perché sta nei dati, e gamma 2 ce lo ricaviamo. Infatti gamma 2 è gamma che sta nei dati meno gamma 1 che l'abbiamo ricavato poco. Di A ce lo possiamo ricavare, qui ci ricaviamo il quarto lato che ci mancava per la risoluzione. Di A sempre la solita formula di Carnot. Per ricavare gli altri due angoli, cioè delta e alfa 2, dobbiamo ripetere Nepero. Potremmo anche fare il teorema dei segni, cioè potremmo fare tipo AD sta a seno di gamma 2 come C sta a seno di alfa 2. Però ripeto, il teorema dei segni c'è il problema che il seno di un angolo del primo quadrante e il seno di un angolo del secondo quadrante purtroppo danno lo stesso valore e ci possono portare fuori strada. Per cui io ripeto, ne pedo sempre il lato più lungo AC meno il lato più corto, quindi AC meno C e AC più C, tangenti un mezzo degli angoli rispettivamente opposti. Ad AC si oppone gamma 2, si oppone delta, chiedo scusa, e AC si oppone alfa 2. Ricaviamo di nuovo m gradi ed n gradi, che non sono quelli di prima, sono un altro nullo. Ricaviamo m gradi perché gamma 2 abbiamo ricavato, ricavo n gradi lo ricaviamo di qua, solita formula di Nepero, ricaviamo n gradi. Ricavate n gradi, il primo elemento della differenza è la somma m più n, alfa 2 è la differenza. Verifichiamo anche questo triangolo, ricaviamo alfa, era l'ultimo angolo rimasto, alfa uguale alla somma di alfa 1 e alfa 2, facciamo la verifica degli angoli chiaramente, degli approssimati e dei non approssimati, ricordiamoci che i non approssimati può anche non venire verificato, mentre per gli approssimati deve venire 360, 00, 00 secondi. La formula di camminamento è tutta con i dati, quindi va benissimo perché abbiamo A, B e C e abbiamo beta e gamma, quindi sono tutti i dati, questo risultato sarà perfetto. Quindi un mezzo AB sen beta più BC sen gamma meno AC
serie di beta più gamma e abbiamo completato.